Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video al vostro amante nell'azzurro. Oggi, pronostici della terza giornata Serie A. Mi metta ragazzi un bel like, una bella iscrizione al canale che vorrei arrivare ai 170 iscritti, ne manca solo uno. Quindi ragazzi per favore iscrivetevi perché farebbe molto molto contento e condividete il video ovunque. Allora ragazzi, pronostici, io vi dirò un risultato esatto della partita più un marcatore che secondo me farà gol nel match che vi andrò a pronosticare di queste 10 partite di Serie A. Quindi ragazzi è molto semplice, di solito ragazzi ne azzecco 5-6 marcatori e 2-3 risultati, quindi sono molto, dai, sono anche molto bravo ad azzeccare i pronostici. Vedremo se anche questa giornata li azzeccherò. Partiamo subito dalla prima partita, Monza-Udinese ragazzi. Monza-Udinese è una partita un po' difficile da pronosticare, un po' da tripla, però vedendo un pochino l'andamento delle due squadre nelle prime due partite, il Monza ha fatto due sconfitte, l'Udinese un pareggio e una sconfitta. Ragazzi, qui secondo me è un pochino più favorita l'Udinese. Per me, ragazzi, l'Udinese la spunterà 2-1 sul campo del Monza, in una partita comunque tosta che secondo me, ragazzi, si deciderà nelle battute finali con un gol di De Olofeu, che ragazzi, contro Milan è andato vicino al gol, contro la Salernitana ha preso un palo, questa volta non può più sbagliare, deve tornare a segnare il talento spagnolo, secondo me lo farà in questa giornata di Serie A. Quindi 1-2 Udinese, gol di De Olofeu. Passiamo alla partita dopo, Lazio-Inter. Che si gioca questa sera alle 20:45. Non me ne vogliono, ragazzi, i miei tifosi dell'Inter, però secondo me, ragazzi, finirà 1-1. Lo scorso anno 3-1 Lazio, quest'anno secondo me riusciremo a limitare i danni, però contro la Lazio all'Olimpico non dico che è quasi impossibile andare a vincere, ma un poco ci manca. Una Lazio folgorata da Sarri, folgorata da Immobile, da Milinkovic, difficile andare a vincere lì, però finirà 1-1, ragazzi, con un gol di Ciro Immobile che a noi ci segna sempre e costantemente. E secondo me si segnerà su calcio di rigore, visto che in Lazio-Inter il calcio di rigore per la Lazio è sempre scontato, anche per noi, però anche per la Lazio. Quindi 1-1, gol di Immobile. Passiamo ragazzi a Cremonese-Torino, che ci giocherà domani alle 18:30. Cremonese-Torino è una partita anche qui difficile, però secondo me il Torino ha i favori del pronostico, ha una difesa molto solida, un attacco che fa fatica a segnare, però ci sta provando. E secondo me ragazzi finirà di misura, vincerà il Torino 0-1 in una partita molto noiosa, che verrà deciso, secondo me, ragazzi, da Radonjic, che nelle prime due partite ha fatto vedere degli sprazzi da fuori classe, da campione, e per me la butterà in rete contro la squadra di Albini, che ancora una volta perderà per un gol di scarto. Quindi per me 0-1, gol di Radonjic. Juventus-Roma, il primo big match, il secondo big match dopo Lazio-Inter di questa giornata. Per me, ragazzi, sorpresa, vincerà la Juve. La Roma nelle prime due ha vinto, sì, 2-1-0 contro Salernitana e Cremonese, contro due squadre abbordabili, solo 1-0. Bisogna vedere ragazzi contro le big. Arriverà Juve che comunque viene da un pareggio scialbo, scialbissimo, in una partita bruttissima dove la Samp meritava di vincere 0-0 contro la Samp al Ferraris. Qui ragazzi secondo me la Juve dovrà rialzarsi e per me vincerà 2-1 ragazzi. La squadra di Allegri si rialzerà in maniera molto decisa contro la squadra di Mourinho che è molto fomentata. 2-1 gol di Tammy Abraham però. 2-1 Juve, ma secondo me Tammy Abraham tornerà a segnare dopo le prime due partite che è rimasta secco. Contro la Juve segnerà perché contro le big la butta sempre dentro. Passiamo ragazzi a Spezia e Sassuolo. Anche qui ragazzi partita molto difficile, in questa giornata partite difficilissime da pronosticare. Molte sono anche da tripla. Qui vado a dire un pareggio, per non andare un po' troppo da una parte, un po' troppo dall'altra, vado a dire un 2-2. Un 2-2 è molto importante perché sono due squadre che segnano, due squadre che propongono un buon calcio, squadra di Gotti e squadra di Dionisi. Per me ne uscirà fuori un 2-2 con un gol di Daniele Verde, che tornerà dall'infortunio, titolare al fianco di Nzola, per me potrà anche buttarla dentro, magari anche con un calcio di rigore. Che quest'anno magari si potrà conquistare visto che l'anno scorso l'hanno avuti 0 2-2 gol di Verde. Passiamo a Milan-Bologna. Milan-Bologna, qui ragazzi, vedo una partita a senso unico. Secondo me vincerà il Milan dopo il pareggio ottimo con l'Atalanta-Bergamo in rimonta 1-1. Vincerà 2-0 facilmente contro la squadra di Mihajlovic che non regalerà nulla, ma sarà quasi impossibile fermare l'armata rossonera che vuole iniziare a macinare punti. Per me vincerà 2-0 con un gol di De Ketelaere, che ragazzi è riportato titolare. Dalle formazioni proprio all'esordio da titolare la butterà addirittura in rete il talento belga. Quindi vedremo per fine 2-0 gol di De Ketelaere. Salernitana-Sampdoria, un match che sa già di scontro salvezza già alla terza giornata. Una Sampdoria che ha fatto vedere dei sprazzi di buonissimo calcio nelle prime due contro Atalanta e Juventus, portando a casa un punto. E una Sampdoria totalmente diversa da quella dello scorso anno. Per me, ragazzi, riuscirà a sbancare la Recchi di Salerno, è stato difficilissimo per 1-2 con un gol di Ciccio Caputo che deve segnare. Devono segnare entrambi il loro primo gol in campionato delle due squadre. Per me Ciccio Caputo la butterà dentro 1-2 Sampdoria.
Passiamo a Verona-Atalanta. Per me vincerà l'Atalanta. C'ho pochi giri di pallone. Qui non la vedo una sfida molto, molto equilibrata. Perché il Verona, ok, non l'ho visto bene. Non l'ho visto per niente bene nelle prime due. Pessimo 2-5 con Napoli. Non benissimo 1-1 col Bologna. Probabilmente il Bologna si meritava di più. E qui, ragazzi, con l'Atalanta è tutta un'altra storia. Atalanta che senza coppe sta facendo faville. E per me vincerà 1-3 addirittura contro la squadra di Cioffi, la squadra di Gasperini, umilierà 1-3 il Verona con un gol di Zapata che si deve sbloccare dopo due gare a secco contro Sampdoria e Milan. Contro il Verona, secondo me, si sbloccherà il centravanti roccioso Duván Zapata, colombiano. Passiamo a Fiorentina-Napoli, altro big match di questa giornata dopo Lazio-Inter e Juventus-Roma. Qui, ragazzi, vedo leggermente favorito il Napoli, soprattutto per le fatiche europee della Fiorentina. Se non ci fossero state, avrei messo un pareggio. Viste le fatiche, un 2-1 Napoli, secondo me, non lo toglie nessuno, visto che il Napoli è rampa di lancio. Kvaratskhelia è impressionante, è mostruoso, è stratosferico. Per me, vincerà 1-2 con un gol di Chucky Lozano. Un marcatore un po' sorpresa. Nelle prime due è stato molto pimpante, ma non è riuscito a trovare il guizzo giusto né per l'assist né per il gol. Questa volta, secondo me, contro la Fiorentina, riuscirà a trovare il guizzo giusto per buttarla in rete, il talento messicano. 1-2, gol di Lozano. Lecce-Empoli, il posticipo di questa giornata. Qui, ragazzi, è una partita difficile, perché secondo me è leggermente favorito il Lecce. Però vi voglio andare a dire un pareggio. L'Empoli non vincerà Lecce assolutamente. Però un pareggio ci potrebbe scappare fuori. 1-1, una partita proprio da X fissa. Con un gol di Strefezza, che è un giocatore fantastico, che lo scorso anno ha fatto benissimo con il Lecce Serie B, trascinandolo in Serie A. Io me lo ricordo ai tempi della Spalla, era impressionante. Al Lecce, secondo me, questa volta segnerà 1-1 con un gol di Strefezza. Il Lecce riuscirà a segnare con un gol di Strefezza. L'Empoli conquisterà il suo primo punto come il Lecce. Questo, ragazzi, è il video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Al prossimo video!